dei pazienti autistici. Si è svolta ieri la manifestazione organizzata dai genitori dei ragazzi affetti da disturbo dello spettro autistico presso il centro direzionale di Napoli per la modifica della delibera 131 sulla riduzione delle prestazioni per le famiglie. Al sit-in erano presenti più di 1000 persone tra genitori, ragazzi con autismo ed operatori del settore che hanno fatto sentire la propria voce. Presente anche l'associazione Autismo e ABA con la presidente Amelia Mangiacapra. Ha avuto, tra virgolette, una piccola vittoria, in quanto il tavolo tecnico della regione ci ha ascoltato, ha capito finalmente le esigenze di noi famiglie e abbiamo avuto un piccolo risultato, in quanto questo PDTA da parte delle ASL era stato preso in considerazione per il taglio delle ore dei ragazzi che già avevano terapia. Invece con l'incontro di ieri siamo riusciti proprio già in giornata ad avere un comunicato da parte del tavolo tecnico regionale a tutte le ASL di appartenenza. Quindi non ci sarà più il taglio delle ore come aveva percepito l'ASL, ma ci sarà il continuo delle ore terapeutiche per i bambini e i ragazzi e ci sarà ovviamente da parte di noi associazioni e quindi di tutte le famiglie un report da inviare al tavolo tecnico regionale per dare proprio importanza a ciò che serve effettivamente ai nostri figli. Fare ancora tanto, si pensi agli autistici adulti dove non c'è ancora, la delibera purtroppo non tiene conto il passaggio della transizione dall'età diciamo adolescenziale a quella adulta e purtroppo per gli adulti attualmente in tutta la regione Campania non ci sono ancora quelle possibilità lavorative a cui i nostri ragazzi dovrebbero aspirare. I nostri ragazzi sono ragazzi che ovviamente devono far parte e devono essere inclusi all'interno di una società, avere un proprio lavoro, pagare anche le tasse e quindi attraverso questo PDTA e attraverso l'unione di tutti i genitori, di famiglie e di ragazzi più grandi cercheremo ovviamente di portare le nostre proposte in regione. Non c'è una terapia valida per tutti, ce ne sono tantissime e tutte vanno poi applicate al caso concreto. Non è così, c'è una terapia con la maggiore evidenza scientifica. E mi dispiace, ma noi di Caserta lo urliamo più forte degli altri. Perché...